ragazzi, ci siamo ritrovati oggi noi cinque spompati, ne manca qualcuno all'appello, ma va bene lo stesso per fare una nuova impresa. Faremo il passo dello Stelvio, per alcuni è già stato affrontato un paio d'anni fa. Esatto, e per altri invece per la prima volta, e quindi dai, la giornata promette bene, speriamo che le nuvole rimangano lì e non vengano verso di noi. E niente, ci divertiremo come sempre e sarà una bellissima esperienza. Assolutamente. Ciao, ragazzi, siamo pronti? Prontissimi! Yeah! Ciao! Ciao. Qualche goccia d'acqua, però dai, per il momento ci sta andando bene. Tornante numero 25, cioè ne mancano 25. Piove. Più che piove, scende ghiaccio dal cielo. Ciao ragazzi. Ah, pezzo di respiro. Ah. Dai, qua è facile. Quasi, no? Mancano 3 chilometri. Siamo arrivati. È stata dura, ma è stata bella. Peccato il meteo che era un po' incerto, però fa niente. Però diciamo che lui era sicuro. Diciamo che il meteo era sicuro, ha piovuto e grandinato un pochino, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. Lili.
Eccoci qua. Perché c'è tutta la roba in mano? Cos'è che mi tutti avete dato? Dentro il furgone. Ciao, ciao medica, porca mettilo mettilo nel video. Non si dice. Ma è arrivato? Sì, è arrivato. Grande Pietro. Allora com'è questa discesa in pulmino? Beh, questa discesa in pulmino è molto bella, comoda, sì, al caldo, si sta bene. Se avevamo acceso il computer back ci alzava la media. Alessandro dice cose indicibili, ma le stiamo filmando. Facevamo il com in discesa sullo esatto, stelvio. Esatto, facevamo esatto il re dello stelvio. Ma che bello. Bello, bello. No, è sempre bello, solo che gli ultimi 3 km non è che non li facciamo perché io vorrei farlo. Anche in discesa. 5:30.